Probabilmente sì. Chiudendo dietro a sé la porta verde. Qualcuno si è alzato per preparare in fretta un caffè. Dorso, non so se si girò, non era il tipo d'uomo che si perde in nostalgia di amici e andò per la sua strada senza sforzo. Io l'ho conosciuto, ho iniziato a ricordarlo, era già vecchio. O così a me sembrava, ma allora non andavo ancora a scuola. Colpiva il cranio raso, è un misterioso estraneo suo. Un cinto d'ernia che sembrava una fondina per la pistola, ma quel mattino aveva il viso dei 20 anni, senza rughe, e rabbia d'avventura, e ancora vaghe idee. Mattina e sera, per anni da prigione.
Dulce odio e giovinezza ormai finita. La vecchia mano, la vecchia nuova, neve, sottile, non è che un ennio, un gioco di quei tanti che fa la vita, e dire posto per cavo, o to per tonnellata, rai per fucile. Quando io l'ho conosciuto, ho inizio a ricordarlo, e ha già detto, sprezzante provvisore, gli scivolavo accanto, senza afferrarlo, e non capivo che quell'uomo era il mio amore, era il mio stretto, finché non avevo detto, in faccia a tutto il mondo, per rincontrarlo, finché non avevo detto, in faccia a tutto il mondo, per rincontrarlo.